Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere in dettaglio la cameretta d'Asia. Qui subito sulla destra c'è questo sticker che fa vedere quanto è alta, con i centimetri, che è bellissimo. Poi abbiamo questo fiore, questo sticker delle peonie e poi abbiamo la cassettiera e della stessa linea anche l'armadio. Di questo brand qui, Pierre Cardin, e ho attaccato come decorazione queste bellissime farfalle. E mia sorella, da un suo viaggio in Messico, le ha comprato questo acchiappasogni che devo ancora mettere bene. Continuando, volevo farvi vedere anche le bellissime tende che le ho comprato con questi inserti di farfalle rosa e viola. Bellissimo. E poi quando dorme chiudo con questa tenda qua blackout di questo rosa antico, diciamo. Poi qui come decorazione gli ho messo questi due quadri e poi abbiamo la sua tenda. Adesso devo ancora metterglielo un po' a posto, però è così. Abbiamo questo bellissimo cuscino di Zara, questi qua piccoli, ne abbiamo uno da questa parte e uno dall'altra di H&M, e poi l'elefantino, la stella e questa palla gomitolo. Dietro le ho messo, devo ancora coprirlo, questo materasso, perché Asia a volte quando si mette dentro alla tenda si butta contro il muro, è capitato che si facesse male, quindi gli ho messo questo così la proteggo. Poi anche qui devo trovare una soluzione, però c'è la telecamera e le abbiamo messo come decorazione anche qua tutte le peonie. Il letto, abbiamo preso spunto dai letti Montessori, però l'abbiamo fatto alto 15 cm, così non ha troppo freddo. E visto che ha già ancora 2 anni, cioè settimana prossima compie 2 anni, non ci sentiamo ancora pronti a lasciarla uscire e salire dal letto senza la nostra presenza, e quindi gli abbiamo fatto fare questo specie di materassino intorno, così la tiene sia al caldo che comunque la protegge. E questo abbiamo deciso di lasciarlo color legno. Comunque le peonie le adoro, cioè sono proprio belle, no? Cioè danno quel tocco un po' romantico alla stanza che mi piace tantissimo. Qui invece c'è questa casetta che poi più in là, quando avrà le sue Barbie o altre cose, le inserirà. Per adesso le ho messo le scarpe che non le stanno ancora. Questa bellissima macchina delle foto di legno. Qua con un po' di spille per i capelli, o il braccialettino dei dentini che non ha mai usato, perché il braccialettino già lo poteva sfilare facilmente. Adesso le abbiamo lasciato la collana, che è meglio. E qui queste due macchinine. Questo sinceramente non mi piace, ma mio marito ha insistito a prenderlo e l'abbiamo attaccato. E poi invece qui abbiamo questa specie di libreria lunga dove abbiamo le sue foto, una candela, ovviamente che non accendiamo, così come decorazione. Adesso mi manca ancora di mettere la foto di un anno. Poi qui abbiamo questo bellissimo carry-on di Natale, le sue prime scarpette che ha fatto la nonna, e poi queste qua. Sì, se non lo sapevate, sono svizzera e non ho potuto fare a meno che prenderle. Queste scarpette bellissime, dovevo comprargliele anche di diverse taglie, ma non ci ho pensato. Poi una mia amica le ha fatto questo, Asia Leaf. L'abbiamo preso anche questo qua con il primo volo che ho preso. In aeroporto l'ha visto e abbiamo dovuto comprarglielo.
la scritta Love. E questa cornice qua che devo ancora mettere una sua foto. Qui sotto abbiamo questo bellissimo peluche, il coniglietto che mi ha regalato mia nonna prima che nascessi, quindi ha 29 anni. Non ci credo ancora che sono così vecchia. E poi qualche libro che leggiamo soprattutto prima di dormire, che io e la mia mamma, che le piace tantissimo. Questo che ho fatto fare per lei insieme. Questi libri sono bellissimi, aspetta un attimo, scusate, sono Mumma Blu, vengono dalla Spagna, sono fatti proprio su misura, cioè puoi scegliere i personaggi, siamo mio marito, io e Asia, e vedi, potete mettere il suo nome, quindi è fatto proprio per lei, e alla fine potete scegliere, scusate, la fotina della bambina, del bambino, e potete lasciargli una dedica. Sono dei bellissimi libri. Tempo fa le abbiamo comprato anche questo qua a bolle, però sì, l'ha ucciso, diciamo. Vedete, qua avevo scritto solo Asia. Sono bellissime. E poi mia, no, mia mamma, scusate, le ha comprato anche questo qua, Ninna Nanna, che all'inizio non era tanto sicura, adesso piano piano le sta cominciando a piacere. E niente, questa qua era la sua stanza, spero che vi sia piaciuta. Se avete domande, lasciatele pure nei commenti e io vi risponderò. Ciao ciao!